stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining till He appeared and the soul. Siamo arrivati in San Giuseppe, questo è il presepe di San Giuseppe del Natale 2016. Ecco, ci troviamo di fronte a una bellissima rappresentazione, un presepe classico, però è tutto meccanizzato, tutto automatizzato. Come potete vedere, moltissime statuine, componenti, sono tutte in movimento, perciò una bella opera, un bel lavoro in un presepe che vuole essere classico. Così a colpo d'occhio lo si vede bene tutto, però guardate i particolari, ad esempio il dondolo che funziona, il maniscalco che ferra il cavallo, dentro qui le case, c'è la lavandaia, c'è il falegname, c'è tutta, è un presepe in movimento, come potete vedere. Il bravo Giuseppe Codino sta riprendendo adesso per voi tutti i particolari, perché questo è un presepe che è molto bello come colpo d'occhio, ma è molto bello pezzo per pezzo, proprio i particolari curati con attenzione, capacità e buon gusto. Persino il cavallo muove la testa. Ecco, pescatore che pesca, e ora viene buio e si illuminano un po' le case e soprattutto si sottolinea la presenza della grotta di Nazareth, con la bella natività che è stata interpretata molto ma molto bene. If every day could be Christmas, what a wonderful world it would be. We could carry this feeling within us. Be Christmas. Christmas lights up the city. Rooftops covered in snow. Lovers sharing a sleigh ride, cuddle close, and their eyes seem to glow. Window shopping on Main Street, bundled up head to toe. Children ice skating round the Christmas tree. I see smiles young and old. If every day could be Christmas, what a wonderful world it would be. We could carry this feeling within us. Oh, church bells ring in the distance. Peace on earth fills the air. Sidewalk Santa sending out candy canes. I feel love. We could carry
We open up the mirror from our hearts. Let love shine. Fire. Abbiamo Franco Damele, che è un componente del Consiglio, un responsabile, e oggi è anche di turno, e al quale chiediamo appunto di entrare un po' in questo presepe, l'idea, chi lo ha realizzato, come l'avete realizzato, questa meccanizzazione che è bellissima. L'idea è stata di Mauro Maffeis, che sono molti anni che lavora su questo. Tutti i vari complessi che costituiscono il presepe sono stati fatti in 12 anni di lavoro, quindi un lavoro immenso veramente, che esprime l'attività di tutti quelli che un tempo erano in attività agricola, industriale, artigianale, casalinga, eccetera eccetera. E soprattutto direi è il movimento che lui è riuscito a imprimere a queste statuine, che è veramente formidabile, sia quella che carda la lana, sia quella che cuce, sia quella... È un movimento corale, sono oltre 30 posizioni di movimento che lui è riuscito a dare forza. L'acqua, il mulino per le olive, la testa del cavallo. Quindi mi ha sorpreso. È di una complessità, di un interesse formidabile, veramente molto bello. Ci ricresce che il giorno 8 dobbiamo chiuderlo, smontarlo. Vabbè, dai, i nostri telespettatori si sbrigheranno a venirla a vedere, glielo facciamo vedere noi comunque. E al centro sempre c'è la capanna di Gesù Bambino, quindi che è molto bella e che richiama veramente la ragione per cui c'è questo presepe, ecco. La tradizione. Bene, ringraziamo Franco Damele, e facciamo i complimenti. Fai i complimenti ai confratelli, certo, che hanno realizzato quest'anno un presepe, certo, veramente bello. Certo. Ciao Franco, ciao. Grazie, ciao. E al prossimo, altre idee. Ciao, tanti auguri. Ciao. Grazie Franco.
Angelo Gavarone è un confratello di questa antica confraternita di San Giuseppe, e tu, la famiglia, tutto siete passati da qui. I Gavarone qui hanno lasciato un'impronta e tu porti avanti ancora la tradizione. Parlami un po' di questo presepe, che è bellissimo, articolato, tutto in movimento, è complesso. Ci è voluto tanto a montarlo o è preparato a settori? No, è un presepe che, a dire il vero, è già un po' che stavamo studiando di poterlo portare qui, perché lo montavano sulla sciarborasca. Era un peccato, perché per chi ci ha lavorato tanto, a non avere poi un ritorno anche di soddisfazione, di visibilità. E allora siamo riusciti a farlo venire giù. A farlo venire. Abbiamo fatto, noi ci siamo impegnati nel fare tutta la struttura, il complesso, la carta, insomma tutto quello che. E poi l'autore, Mauro, insieme ai suoi collaboratori, è venuto a montarlo. Ha montato i vari blocchi, le varie molto parti. Molto bello. Sì, è molto bello. Però l'interesse di questo, per esempio, è vedere i particolari, perché non sono figurine comprate e messe lì, sono tagliate secondo la necessità del momento, del movimento che deve fare, e quindi insomma ci vuole abilità, passione e tanto tempo. Certo. Allora ricordiamo ai nostri telespettatori l'autore di questo bellissimo presepe, di questi movimenti. È Mauro, chiamato insieme a Mario, a Carlo Rino e basta. Noi abbiamo fatto da manovali. Bene, però il risultato è bellissimo. Grazie Angelo, grazie. Grazie a voi, arrivederci, grazie Angelo.